Ancora caccia il suo primo gol stagionale Sebastian Giovinco, c'è proprio lui sul punto di battuta, può essere una grande chance. Si attende il fischio di Pierpaoli, arriva Giovinco, è un gran gol, proprio Giovinco sblocca per la Juve, gol dell'1-0. Lui che ha preso il posto di Del Piero, praticamente l'ha imitato con la classica punizione, grandissima punizione. Come ho già detto prima, lui nella primavera era abituato, anche l'anno scorso all'Empoli aveva fatto dei gran gol su punizione, oggi si è ripetuto. Serviva un episodio, serviva una prodezza per sbloccare una partita difficile. La prodezza è arrivata, Sebastian Giovinco non ha tradito. Il calcio di punizione alla Del Piero mette dentro, nonostante il tentativo disperato di Benussi che era volato all'incrocio dei pali. Non è riuscito però a schiaffeggiare il pallone. E allora 1-0 per la Juve. Qui la rivediamo da dietro, veramente perfetto. Guarda, Benussi ha cercato di prendere, ma non c'è riuscito. Ora la partita cambierà con un Lecce che è chiamato a reagire. Primo gol per Giovinco. Pallone toccato da Castiglio, Tiribocchi arriva, attenzione Giacomazzi, ci prova adesso il Lecce, pallone dentro, possibilità per Caccia, è un grandissimo gol, gol dell'1-1, il pareggio del Lecce. Bravissimo qui Giacomazzi, praticamente a crossare occhi chiusi e trovare il suo compagno che di sinistro a volo, non sbaglia, c'entra la porta e Maniche non può farci niente. Largo per Grighera, il pallone controllato da De Ciglie che mette subito dentro Amaurì, è un gran gol quello di Amaurì, 2-1, torna in vantaggio la Juve. Qui è una disattenzione difensiva, quindi, perché c'era tutto solo Grighera e anche un altro giocatore della Juve. Grighera la crossa molto bene ed erano in due giocatori da soli della Juventus nel rigore del Lecce, non si possono fare questi errori. Lo avevamo detto nel corso di questa telecronaca, il Lecce deve essere perfetto, insomma, sì, per portare a casa il risultato. Alcuni errori possono essere pagati, in un paio di circostanze era andata bene la squadra giallorossa. Qui lasciar solo uno come Amaurì, erano quattro giocatori in area di rigore, in grado di poter colpire di testa, sì, è praticamente un suicidio. Amaurì non perdona, bravo De Ciglie a mettere dentro, Grighera, a confezionare, sì, questo cross per la testa del brasiliano, gol importantissimo che riporta la Juve a tre punti, che riporta la Juve con tre punti in classifica e c'è una bella differenza. Beh.